Per l'undicesimo anno consecutivo, la cooperativa Tre Ponti di Fano ha organizzato il concorso di barzellette a crepapelle. Allora, un maresciallo telefona a casa una signora, dice: scusi, la signora Mandolini? Dice sì. Si guardi che durante il temporale è caduto un fulmine, ha preso in pieno suo marito, purtroppo è morto. E la signora: oh madonna, dice, ma che fa, piove, c'è il pane steso sulla terrazza. L'evento, che quest'anno è stato rivisitato per le norme vigenti del coronavirus, è stato presentato dai comici del San Costanzo Show e con la partecipazione straordinaria di Bicio, il barzellettiere della Sei L'Ultima, in onda questi giorni su Canale 5 il sabato sera. Coppia di fidanzatini con il SUV prendono una stradina di campagna e si fermano vicino una casa. Mi fa il ragazzo: ma la ragazza vuole fare l'amore, ma ti dai in faccia, ci vuoi qualcuno conferma? E guarda, c'è sotto la macchina. Se arriva qualcuno, dice che metteva a posto la macchina. Dai, va bene, ci sclo. Tutti e due nudi sotto la macchina cominciano a fare l'amore. Dopo 5 minuti arriva il contadino. Giovanotto, sa sta facendo qui? Guardi, sto riparando la frizione. Se arriva a me che mette a posto i freni, la macchina arriva a casa mia. 9 i concorrenti partecipanti provenienti da Fano e dalle città limitrofe che si sono sfidati nella suggestiva arena BCC. Se uno va in farmacia, gli fanno al farmacista, ha messo 10 scatole di preservativi da 20. Il farmacista un po' ormai un shocker, però queste scatole, tac, 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 una bella mucchia. Gli fa volare anche il sacchetto, gli fa no, le facce è tanto brutta. A vincere quest'anno è stato Florindo Piccini, che ha avuto il punteggio più alto dai componenti della giuria, formata da giornalisti, politici e sponsor. Allora ci sono due ragazzi che si incontrano, gli fa: lo sai, è morto il nonno? È morto il nonno. 103 anni, ha pure, ci ha fatto una bella vita, 103 anni, e pure che vita faceva. Lui si fumava 3 sigari d'avana al giorno, 2 volte alla settimana crostacei e caviale, 2 volte alla settimana la tagliata, ma mica da netto, da 2 kg l'una. E poi il nonnino, fine settimana, giva alla sua donzelletta, ti va a fare girezza la donzelletta, dispure, gli ha preso un infarto, ha detto no, babbo, gli ha sparetmo, c'è la bella mandata a preria. Ad esibirsi sul palco anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. Allora, c'è un sindaco non di Fano, qui vicino, che ha appena finito un lavoro, deve trasferire dei mobili e l'arredo da un immobile all'altro. Fa una procedura veloce e chiede 3 preventivi, ad una ditta cinese, ad una ditta rumena e una ditta italiana. Vede, la prima ditta, furgoncini cinesi, 5.000 euro, 3.000 euro noleggio mezzi, 1.000 euro di tasse, e 1.000 euro il facchinaggio. La seconda preventivo, la ditta romena, 10.000 euro, 7.000 euro per il noleggio, 2.000 per il trasporto e 1.000 di tasse. Arriva Robertino, trasporta tutto, l'italiano, 15.000 euro. C'è una differenza. Allora il sindaco cosa fa? Prova a chiamare direttamente questa ditta e dice: ma buongiorno, Robertino, trasporta tutto? Sì, sì, sono io. Ma mi spiega come mai questo preventivo è così alto? Dice: semplicissimo, 5.000 sono per lei, il sindaco, 5.000 è l'onorario per me e 5.000 per la ditta cinese che ci fa il lavoro. Ma gli appuntamenti con le risate non finiscono qui. Domenica 2 agosto alle ore 21.30 saliranno sul palco dell'Arena BCC Bicio e Boni, due barzellettieri che animeranno la serata con il loro Era mei quangiva peggio. Era meglio quando andava peggio. Luisa, sai com'è successo il venerdì santo? Ho mandato mio marito giù l'ort per fare il fricò, arcoia una zucchina, una mlasena, un pondorri, ha preso un colpo, ma secco lì. E te cosa hai fatto? E se pisai pisei.